Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione da TRG anche per questo lunedì 9 marzo, insieme a sfogliare i quotidiani in versione digitale, a leggere soprattutto di una domenica surreale vissuta nel nostro paese, ma anche nella nostra regione, se è vero che resta contenuto il fenomeno di diffusione del virus in Umbria, ma come dire, si sono aperte le porte del nord nella serata di domenica con l'annuncio del nuovo decreto del governo che di fatto blindava tutta la Lombardia, in particolare Milano, e migliaia di persone si sono riversate nel centro e nel sud, tanti ovviamente sono rientrati anche in Umbria. Di questo soprattutto si parla e dei timori legati a questo mini esodo nel resto d'Italia, con la possibilità di una diffusione a cascata del virus, si parla appunto in queste ore, ma noi andiamo a vedere proprio le prime pagine dei quotidiani, partendo dal Corriere dell'Umbria, che fissa l'attenzione su questo aspetto e sull'appello che è stato rivolto ieri più volte sia dalla Presidente della Regione Tesei che dai sindaci, in una giornata in cui peraltro si è anche votato, poi vedremo come è andata, proprio per sostituire Donatella Tesei. Sindaci, non tornate dalle zone rosse, l'appello dei primi cittadini, anche la Presidente Tesei si unisce. Monte Morcino, immigrati lasciano la struttura destinata all'emergenza. L'appello da Romizzi, Latini, Presciutti e Cherubini, insomma anche bipartisan sul piano politico. Non rientrate, o se lo fate segnalatelo subito alle autorità sanitarie competenti. Intanto ieri a Terni è arrivato come dire, un carico di, supplementare di disinfettante in aereo da Fiumicino, un'iniziativa che ha visto in campo anche le farmacie comunali. E poi altri temi: diffama su Facebook, condannata a pagare 6.500 euro, mano pesante del giudice a Terni su una donna che aveva espresso pesanti critiche verso un'agenzia immobiliare. E poi derivati: il comune di Perugia tenta la mediazione, a Città di Castello lavori al liceo per quasi 5 milioni, a Gubbio ieri le celebrazioni legate alla canonizzazione del patrono, abbiamo trasmesso in diretta la Santa Messa, e l'investitura del Capodiecinicchio, ovviamente in un clima più raccolto rispetto al consueto. E poi lo sport, che ieri ha vissuto la giornata surreale a porte chiuse in Serie A con la vittoria della Juventus sull'Inter in serata. Sir Fakel, ora ufficiale, la gara è sospesa, è il ritorno di quarti di finale di Champions di volley, perché i russi non ne vogliono sapere di venire in Italia. Cosmi, che traguardo per lui, 800 panchine, mentre la Ternana, l'unica in campo ieri tra le Umbre, va KO ad Avellino, e Bandecchi è una furia. Torniamo al coronavirus, la nazionale, la vera emergenza sono i pochi posti letto, ovviamente nei reparti di terapia intensiva. Dagli anni 80 la capacità negli ospedali per le patologie acute è stata tagliata di 2/3, contagi in costante aumento, regioni contro governo, norme chiare chiedono i governatori, allarme economia, rivolte anche nelle carceri. E l'8 marzo diventò, come l'8 settembre, Michele Brambilla, il caos dopo il decreto firmato, doveva essere come dire un armistizio, invece è diventato un motivo di guerra, proprio come è stato l'8 settembre. Ma insomma l'8 marzo ce lo ricorderemo anche per l'incapacità comunicativa di questo governo, perché lasciar trapelare, poi a prescindere da chi siano le responsabilità, ma lasciar trapelare le bozze e scatenare quella corsa alle scialuppe del Titanic che si è letteralmente aperta a Milano, in particolare nella serata di sabato, è qualcosa che insomma in condizioni normali dovrebbe far suggerire a qualcuno un passo indietro. Le regole che bisogna rispettare, titola La Nazione, con questa ragazza con tanto di mascherina che comporta a tavola un cocktail. Ecco chi può entrare e uscire dalle zone rosse: per andare al lavoro basta un'autodichiarazione, e qui ci vorrà tanta responsabilità da parte di tutti. Libera circolazione delle merci, spostamenti consentiti anche per le urgenze, multe e arresto per chi viola le restrizioni, bar e ristoranti aperti ma con limitazioni di orario, supermercati chiusi nel weekend, stop a pub, palestre, piscine e terme. Questo per il dorso nazionale della Nazione. Ma nel regionale si ricorda che si sono svolte pure le elezioni nell'era del virus. Voto flop, pochissimi alle urne suppletive per il Senato, si potevano evitare, dice qualcuno. Scatta la denuncia ai seggi con disinfettanti presi dagli
ospedali. L'ultima celebrazione nella tenda. Stop infatti a messe funerali, la decisione dei vescovi umbri dopo il decreto di sabato. Intanto Orvieto off limits il pronto soccorso, è stato rilevato positivo un infermiere a Perugia, letti al posto degli studi, mentre chiusi musei e cinema resta aperta la cascata delle Marmore, le città che cambiano. In falsa apertura c'è questa notizia di sport, insomma i russi rifiutano di giocare a Perugia il ritorno di Champions, quella Russia che è un grande mistero, fatecelo dire, in questa vicenda del coronavirus, paese confinante con la Cina che ha meno, ufficialmente ha meno contagiati di San Marino, e questo insomma dovrebbe anche questo far riflettere qualcuno sull'effettiva come dire, corrispondenza alla realtà di certe statistiche, soprattutto quelle che arrivano dall'estero. Qualche istante per dare un'occhiata anche al Messaggero, eccolo qua il titolo in apertura del dorso nazionale, dilaga il contagio, fuga al sud. Ovviamente il Messaggero mette l'accento soprattutto su Roma, virus assalto a treni e bus dal nord dopo le chiusure, 8 governatori si scagliano contro le misure del governo, avanza l'epidemia, 7.300 positivi, 366 morti ma anche 622 guariti. L'Italia è seconda dopo la Cina in questa triste graduatoria dei decessi, e Luca Ricolfi commenta: è una guerra che non ammette disertori, ci vuole l'impegno di tutti, a cominciare da chi si fa beffe un po' dei consigli di non svolgere assembramenti, assemblee, incontri, riunioni, lo vediamo insomma anche nelle nostre città, soprattutto i giovani sembrano inconsapevoli dei rischi che corrono. Arrivi e movida fuori legge, la stretta anche a Roma, si cerca ovviamente di dare una regola, un senso a quello che sta avvenendo nelle nostre città. Questo per quanto riguarda il Messaggero, qualche istante per dare un'occhiata anche alle pagine regionali, stamane con la linea che fa un po' le bizze, noi ne possiamo approfittare per dare un'occhiata alla prima del Messaggero Umbria, che però si sta facendo desiderare. E allora andiamo a cominciare a vedere qualche titolo magari all'interno dei quotidiani, lo facciamo ripartendo proprio dai quotidiani nazionali, in particolare dalla Nazione, che ci propone un'immagine che probabilmente tra non molto vedremo anche al confine della nostra regione, sì, perché è zona rossa anche Pesaro Urbino, quindi parliamo di un confine che dista da qui, da dove vi parliamo, da Gubbio, meno di 20 km, Ponte Riccioli, che è un po' la dogana tra l'Umbria e le Marche, lungo la statale Contessa. Dobbiamo dire personalmente che ha constatato ieri sera che non c'era ancora questa scena, l'esercito è atteso sui confini delle zone rosse, ma per adesso non c'è, almeno a ieri sera non c'era, tra Umbria e Marche. Zone a rischio, chi può entrare e uscire, scrive la Nazione, ai lavoratori basta un'autodichiarazione, la diretta del Viminale, chi viola la quarantena rischia fino a 3 mesi di carcere, nessun giro di vite sulle merci. Evidenziamo il fatto che chi torna dalle zone rosse è caldamente invitato ad andare in quarantena volontaria e in ogni caso a segnalare questo suo rientro da zone rosse al medico di famiglia o all'ASL competente. L'8 marzo, come dicevamo, il commento di Michele Brambilla diventò come l'8 settembre, così come le parole di Badoglio, il decreto emesso per fronteggiare il coronavirus ha gettato il paese nella confusione più assoluta. Intanto l'ha gettato nel caos per come è stato partorito verso le 8:30 di sera, quando gli italiani erano a cena, è circolata sui siti dei giornali una bozza di decreto che annunciava la chiusura totale della Lombardia. Anche ammesso e non concesso che ai giornali non sia arrivata da nessuno dell'entourage del governo, i responsabili della comunicazione del Premier, e c'è un personaggio soprattutto ben noto, ancor prima del suo ruolo politico, che cura tutto questo, avrebbero dovuto
intervenire, smentire o confermare, non l'hanno fatto, al contrario è poi arrivata pure una seconda bozza e infine, quando gli italiani erano ormai a letto, il testo definitivo insieme a una conferenza stampa di Conte alle 2 di notte, che non ha visto nessuno se non qualche nostro collega. In secondo luogo è un decreto di cui si capiva a volte poco, a volte nulla. Luca Zai ha detto ieri che per sapere che cosa veniva chiesto di fare ai cittadini occorreva una circolare attuativa. È stato un signore, avrebbe dovuto dire che certi passaggi, soprattutto quelli riguardanti gli spostamenti, sembravano una, così scrive Brambilla, supercazzola di Tognazzi. Questo è il decreto che cambia la nostra quotidianità e probabilmente in questo momento di emergenza non tutti i soggetti che sono, come dire, nelle stanze dei bottoni hanno piena coscienza del ruolo che rivestono. Questa è una mappa che purtroppo ci dice quante zone rosse ci siano in questo momento nel nostro paese. Come vedete c'è un polmone intero che è anche un polmone economico dell'Italia, ma intanto è un polmone demografico forte, quello della Lombardia, con tutte le province circostanti di Piemonte, Liguria, o meglio Piemonte ed Emilia, e anche una porzione del Veneto che sono zone rosse. E poi c'è questa appendice di Centro Italia, versante ovest, Marche, ovvero Pesaro Urbino, e Romagna con Rimini, che davvero toccano da vicino la nostra regione. Gare sportive stop a porte chiuse, queste le disposizioni. In montagna fermi anche gli sci, impianti fermi, niente asili, scuole, università, chiese aperte solo per pregare, ma nessuna funzione, bar e ristoranti a mezzo servizio, clienti contingentati dentro i negozi, supermercati alti nei weekend, per le farmacie la serranda resta su, palestre e piscine attività sospese, fogli rosa rinnovati in modo automatico per la patente. E poi l'allarme di Industria e Commercio, blocchi pericolosi, rischio crack, associazioni in pressing sul governo, l'importante è che merci e persone possano muoversi. Ed oggi sarà un giorno a nervi tesi anche a Piazza Affari, la Consob è pronta a intervenire, comincia una settimana difficile, solo negli ultimi 10 giorni la borsa milanese ha perso il 17% e il timore che alla riapertura sia uno tsunami. Ma la sanità è falcidiata, serve l'aiuto dei privati, il problema sono i tagli degli ultimi decenni, soprattutto nei reparti di terapia intensiva. Palermo dell'Assomed dice il sistema non regge più, è arrivato il momento che le cliniche siano coinvolte nella risposta al coronavirus. Intanto contro il virus 500 ventilatori polmonari al mese, maxi contratta un'azienda bolognese. Lo psichiatra che ci dice? La paura può essere anche utile. Di Gian Antonio dice accresce la capacità di reazione, è l'indifferenza la cosa peggiore e purtroppo ancora se ne vede tanta. Le informazioni contraddittorie però creano angoscia e ieri, come dire, nell'ultimo weekend, come detto, il decreto del governo in questo è un caso che fa scuola. Il VIP dello spettacolo si mobilitano, meglio, da Jovanotti a Tiziano Ferro dicono noi restiamo a casa. Speriamo che qualcuno limiti, come spesso accade. Lazio e Sud Italia, la caccia che arriva dalle zone rosse. Questo è il Messaggero, le ordinanze, i cittadini passati per il nord si autodenuncino o rischiano sanzioni penali. Autostrade, ferrovie, aeroporti dovranno fornire le liste dei viaggiatori. Questo è il Messaggero. Noi andiamo a provare a riaprire le prime pagine del Messaggero, un tentativo che vogliamo, come dire, esperire per cercare di fornirvi l'informazione migliore per quanto riguarda questa mattinata. Non è, come detto, non è facile, ma noi non demordiamo. Con il Messaggero, col quale eravamo rimasti in sospeso, ma che evidentemente qualcosa deve essere accaduto, non ne vuol sapere purtroppo di aprirsi. Questa è la pagina nazionale che avevamo visto appunto in primo piano con il quadro da Roma. Niente da fare. Andiamo avanti allora con l'analisi appunto dei fatti principali, come appunto vi avevamo iniziato a far vedere. Ripartiamo proprio dal Messaggero, che invece qui è più clemente, ci racconta anche di una stretta per Roma, super quarantena per migliaia di persone, quelle che arrivano dal nord, stop alle piazze della Movida, l'ordinanza da
Protezione Civile consente libera circolazione a chi autocertifica motivi di lavoro. A proposito di lavoro, cosa scrive il Messaggero? Allarme, autocertificazione, chi viola i divieti rischia il carcere. La Lombardia e altre 14 province incluse nella nuova zona di sicurezza, controlli sui cittadini in viaggio, sconcerta il mancato divieto per gli spostamenti legati a motivi di lavoro dalle zone più a rischio, e questa è appunto la situazione in Italia con zone rosse, arancioni e quelle gialle che sono più tranquille, tra queste c'è anche l'Umbria, oltre che la parte centro-sud delle Marche. Treni regolari, niente stop sulle autostrade, ma l'Italia taglia Malpensa, ridotti i voli. E poi dati sull'epidemia, dopo la Cina siamo il paese con più vittime contagiati, picco di morti ieri, solo ieri 133. Situazione anche qui che è evidente nel nostro paese, sono 26 positivi in Umbria, quota che resta assolutamente sotto controllo. Cosa dice il virologo Galli? Impossibile prevedere il picco, aprire Codogno è una follia, perché a Codogno sarebbe finita la quarantena, ma forse è il caso di prolungarla. Imprese verso l'allargamento di aiuti e cassa integrazione a tutto il territorio entro il fine settimana. Il decreto con le misure per sostenere l'economia, questo speriamo che lo comunichino un po' meglio. Primi dubbi sulla dote per gli indennizi, 7,5 miliardi, ora potrebbero non bastare. Intanto in Lombardia sono già 2 milioni i lavoratori con lo smart working, ovvero che lavorano praticamente da casa. Ma veniamo all'Umbria, veniamo al Corriere dell'Umbria. Posti letto, nuovo piano, anche gli studi medici destinati ai contagiati. Ieri un altro sopralluogo, Alex Silvestrini di Perugia, più spazi a Città di Castello, mentre Branca, l'ospedale di Branca, si prepara, dovrebbe essere con quello di Pantalla, Todi, l'ospedale destinato ai malati di coronavirus, laddove ci fosse un'impennata. 70 escono dall'isolamento, questa è una buona notizia, positivi a quota 26, sono 543 quelli in osservazione nella nostra regione, restano solo 4 i ricoverati, quindi situazione da questo punto di vista assolutamente sotto controllo. Sono 2 in terapia intensiva a Perugia, uno nel reparto di malattie infettive a Terni e l'altro nel reparto di malattie infettive a Perugia. Ieri in particolare la quarantena a Orvieto per un infermiere e la chiusura di 2 reparti del nosocomio orvietano. Più di 300 i volontari di Protezione Civile a Perugia impegnati nell'emergenza, la maggior parte utilizzati per l'affiancamento alle strutture ospedaliere, ma anche all'aeroporto San Francesco. Quarantena per il Covid-19, pronto il centro Mater Grazie. Curia e sindaco confermano la disponibilità della struttura a Monte Morcino, individuata dalla Task Force. Servono camere di isolamento idonee in caso di aumento esponenziale dei soggetti da monitorare. 20 letti anche a Città di Castello, disponibile un ostello di suore. E poi l'accordo Terni-Fiumicino per produrre disinfettante, scambio di componenti tra farmacie comunali, dal Lazio arriva in aereo la materia prima, a Perugia l'AFAS è pronta a distribuire medicina agli anziani che non possono uscire di casa. Scuole chiuse, gioco in casa e didattico online al posto, le proposte salva famiglie per il periodo di stop delle lezioni, che rischia di essere anche più lungo di quanto già fissato fino al 15 marzo. I sindaci, eccolo l'appello che apre il Corriere in prima pagina, non rientrate dalle zone rosse, da Perugia a Terni l'appello degli amministratori a tornare in Umbria solo se necessario e comunque segnalandolo alle autorità competenti, soprattutto da Milano, che è un po' stato il cuore pulsante di questo esodo. E intanto il sindaco Romizzi pure in ristoranti e locali pubblici del territorio per spiegare i contenuti del nuovo decreto, qui lo vediamo al lavoro proprio con la Protezione Civile, tra i sindaci intervenuti anche Presciutti di Gualotarino. Intanto bassissima l'affluenza per le elezioni suppletive, era il caso di farle, si chiede qualcuno. Pensate, ieri alle 19 ha votato il 12% degli aventi diritto nei 60 comuni umbri, insomma con questa emergenza i più sono rimasti a casa e francamente quando va a votare meno del 20% degli aventi diritto ci si chiede davvero che elezioni siano. In tanti vescovi umbri bloccano messe e funerali, dopo il decreto del governo la nota della CEU, si potrà andare in chiesa, le chiese restano aperte ma la preghiera individuale a distanza di sicurezza. Chiusi cinema, occhio a multe e denunce, intanto i fedeli sparpagliati tra i banchi e celebrazioni anche in diretta via Facebook. E appunto, dicevamo delle elezioni, è ridicolo, le elezioni si dovevano evitare, atmosfera surreale per la scelta del senatore che sostituirà la Tesei, disinfettanti, guanti e mascherine presi
agli ospedali. Alla fine, lo vedremo in particolare sul nostro sito, ha prevalso Valerio Alessandrini della Lega col 56%, ma come detto l'affluenza è stata bassissima. E poi c'è anche un'esposta ai carabinieri a Terni, le suppletive non si dovevano fare, c'è Cecotti primo firmatario, leso il diritto dei cittadini. Scende in campo intanto anche la Fondazione Cassa del Risparmio di Perugia per sostenere eventuali acquisti di strumentazioni mediche. L'esercito sulle strade al confine con le Marche, questo annuncia il Messaggero, ma come detto ieri sera, almeno la strada più comune transitabile per andare nel Pesarese, la Contessa, non aveva nessun controllo. Controlli per bloccare il coronavirus, i militari controllano i collegamenti verso la provincia di Pesaro Urbino, la Tesei dice chi torna in Umbria dalle zone rosse, contatti ASL o medici. Intanto a Perugia il percorso verde è preso d'assalto, allarme 100 giorni in via della Viola. A Mochina guanti e barriere nei supermercati è quello che con varie precauzioni viene adottato nella nostra regione. Poi Romizzi pattuglia la città, subito i controlli nei locali, mentre nella Galleria Nazionale i tesori si vedono in streaming. E poi Gubbio calcio tutto ok dopo il match con la Reggiana, qui dice il Messaggero, poi lo vedremo nelle pagine sportive. Perché? Perché un giocatore della Reggiana che 2 settimane fa ha giocato proprio a Gubbio, Alessandro Favalli, è risultato positivo al coronavirus. 70 fuori pericolo, terminato l'isolamento, sono i numeri della battaglia nella nostra regione, altri 2 tamponi positivi, sono 28 ora. Orvieto stop anche al pronto soccorso, il piano degli ospedali, Pantalla scelto come struttura per il Covid-19 insieme a Branca. Riorganizzazione a Perugia, i prof rinunciano all'ufficio per far spazio ai malati. E a Norcia la madre badessa di clausura dice stare a casa è un'opportunità anche di meditazione. Anche il Messaggero parla della fondazione degli aiuti nei giorni della crisi, mentre Trevi volontari per fare la spesa a casa agli anziani, mobilitata anche la protezione civile. Questo per i fatti della giornata. Prima di andare a vedere, a tentare di vedere se possiamo proporvi la prima del Messaggero di questa mattina, che non voleva saperne di aprirsi, andiamo a dare un'occhiata ai nostri siti, ai siti internet che monitoriamo, a cominciare da trgmedia.it con l'appello congiunto della Presidente Tesei, dell'Assessore alla Sanità Coletto, del Direttore della Sanità Umbra Dario, che ribadiscono l'appello: chiunque sia giunto dalle zone rosse in queste ore, ma anche negli ultimi 14 giorni, come recita il decreto, deve segnalarlo al proprio medico o alla ASL di riferimento. Questa è la prima pagina del Corriere, andiamo a vederla nel dettaglio. E andiamo a vedere anche nel dettaglio proprio questa disposizione. Il decreto della notte scorsa indica la necessità di segnalare l'arrivo di chiunque provenga dalle zone rosse, la permanenza in Umbria al proprio medico pediatra o all'ASL di competenza. La regione aveva predisposto già in mattinata un'apposita ordinanza, poi non pubblicata a seguito della nota del Viminale. Abbiamo comunque deciso di intraprendere immediatamente un'interlocuzione col governo, dice la Tesei, culminata con la videoconferenza di ieri pomeriggio. In attesa comunque si ribadisce la necessità che chiunque giunga in Umbria, dopo essersi recato nelle zone indicate dal decreto come zone rosse, lo segnali alle autorità sanitarie preposte. Questo per quanto riguarda Tesei, ma purtroppo dobbiamo segnalare anche un fatto di cronaca molto grave. Nella serata di ieri a Perugia, lo peschiamo dal sito di TRG Media, muore a 33 anni ribaltandosi con l'auto nei pressi di Ponterio, proprio di fronte all'impianto Gesenu. Ha perso la vita un giovane di Perugia, sul posto 118 vigili del fuoco, ma non c'è stato nulla da fare, come vediamo anche dalla foto, auto ribaltata per cause in corso di accertamento, da capire cosa sia accaduto. Purtroppo il 33enne è rimasto intrappolato all'interno, non c'è stato nulla da fare per lui. Coronavirus, in campo anche la fondazione, come detto risorse per fronteggiare l'emergenza, mentre chiusura dei musei, biblioteche e luoghi di cultura, i tesori della Galleria Nazionale si vedranno in streaming. E poi il voto, elezioni suppletive, la Alessandrini della Lega, la nuova senatrice al posto della Tesei, subentra alla Presidente della Regione con il 56% dei pochi voti rilevati. E intanto ieri a Gubbio è stata comunque festa per
la comunità con le celebrazioni della canonizzazione, l'investitura del capodieci di Sant'Ubaldo Alessandro Nicchi, che vediamo nella foto, in un clima un po' più, un pochino più intimo rispetto a quello che sarebbe stato in condizioni normali. Comunque c'erano tanti fedeli in chiesa, si è cercato per quanto possibile, non per tutti lo è stato per la verità, ma era una questione di buona volontà, di rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro, come abbiamo visto anche dalle nostre immagini in diretta, e in ogni caso sappiamo che fino al 3 aprile almeno tante iniziative anche legate alla festa dei ceri e alla celebrazione ubaldiane saranno inevitabilmente condizionate, e chissà, diciamo per ora chissà, se la situazione migliorerà nelle prossime settimane e se anche il mese di maggio non sarà condizionato dal clima che si respira in questi giorni. Certo, sarebbe un problema se oggi fosse il 9 maggio, sarebbe davvero un grosso problema pensare a una manifestazione, a un assembramento come quello della festa dei ceri. Andiamo avanti, Umbria 24, chiusi cinema, musei e niente messe, tensione col governo sulle ordinanze. Tutt'oggi.info, elezioni suppletive, Valerio Alessandrini diventa senatore della Repubblica. Umbria on Covid, in Umbria 26 casi, 543 in aumento. E poi il decreto coronavirus, la posizione della CEI, della conferenza episcopale, evidenziata da ATV Report, mentre da Guaglio News chi arriva dalle zone rosse vada in isolamento, l'appello di Presciutti, ma c'è anche trattativa comunanza Rocchetta, no di azienda, regione e comune. Questo per i siti internet. Noi andiamo a vedere ora quelle che sono le pagine dei comprensori. Lo facciamo ritornando, peraltro, o tentando di ritornare alla famosa pagina del Messaggero, che stamattina era diciamo un po' più riottosa. Lo facciamo sperando che si possa riaprire. Nel frattempo vi proponiamo qualche altro spunto da Corriere dell'Umbria e da Messaggero, ripartendo in particolare da Perugia, anche con le poche pagine dei comprensori che troviamo questa mattina, come di consueto il lunedì, in foliazione più ridotta. Derivati, il comune di Perugia dispone una mediazione nel 2018, passività da 1 milione, Palazzo dei Priori, incarico legale esterno, avvia la procedura con la banca. Sugli swap è la volta del contenzioso legale. Intanto la cronaca, si drogano in strada davanti ai palazzi in via del Macello e allarme a Perugia. E poi consulta sulla famiglia, regolamento emendato, va in consiglio dopo la polemica tra Arcigay e Lega. Adeguamento sismico della scuola di Montebello, sempre a Perugia, sia la gara per il progetto, 750.000 euro. E poi dicevamo dei comprensori, sì, grande spazio a Gubbio, l'investitura del capodieci Nicchi, molte foto, ma vedete una chiesa che non era proprio gremitissima, anche se a partire dall'autorità insomma le distanze non erano proprio quelle prefissate. Ai protagonisti la pergamena con la reliquia del santo, a capitani e capodieci, e poi l'investitura di Nicchi, annullato il pranzo sotto gli arconi. E poi invece da Assisi, polpette avvelenate sulla strada di Viole, appena ne ha mangiata una il cane si è sentito male, l'allarme dei proprietari. Mentre a Todi, nuova illuminazione al parco della Rocca. Siamo a Città di Castello, lavori per mettere in sicurezza il liceo, stanziati 4.725.000 euro per l'istituto Plinio il Giovane. Altro incidente, questo in Alto Tevere, perde il controllo della moto e finisce oltre il guardrail, è successo sull'A45 nei pressi di Cerbara. Umberti nel bilancio, il PD incalza la giunta su IRPEF, asilo nido e rifiuti, l'opposizione all'attacco anche sull'ex scuola di Civitella Ranieri. Siamo a Foligno, meno furti grazie alle telecamere. Da dicembre, con l'installazione degli occhi elettronici, i ladri non prendono più di mira le auto parcheggiate fuori dal cimitero. All'interno invece continuano ad essere rubati cornici, arredi funebri, fotografie e fiori. Intanto Sigismondi è amministratore diocesano, al momento non ci sono elementi concreti di una ipotetica soppressione della sede vescovile. Sappiamo è stato appena nominato vescovo di Orvieto e Todi e c'è chi profila un accorpamento. Atena intanto promuove la lettura dei libri sui social, l'associazione di Sara Ruffinelli ad Aspello, la pagina Facebook della Presidente diventa una vetrina per gli autori che vogliono promozionare le loro
opere e poi rifiuti, raccolta a domicilio di foglie, sfalci e potature a Foligno, grazie alla VUS. Siamo a Spoleto, caffè letterario riaperto dopo l'estate, non va a buon fine lo scorrimento della graduatoria per la gestione, serviranno 4 mesi per trovare il responsabile, intanto pronti 208.000 euro per il canile di Colle Marozzo, prorogati fino al 16 marzo i termini per partecipare. Siamo a Terni, Cupola, la provincia ci riprova, nuovo avviso, è atteso in settimana il secondo bando per la gestione del palazzetto di Viale Trieste, chiuso ormai da 10 mesi. Il delegato della Federbasket Secconi dice spero in una soluzione per aprire l'impianto prima possibile. E c'è anche un'area riservata ai cani nei giardini di Via Magenta, i residenti della zona avanzano la richiesta al comune, se ne fa portavoce Filipponi del PD Ternano. Andy Warhol è inaugurata virtualmente la mostra online, c'era anche l'ex calciatore di Canio. L'avvio è stato boom, ma scatta subito la chiusura, non è durata neanche 24 ore prima dello stop per il decreto. L'apertura dell'esposizione a Palazzo Primavera, davvero un peccato perché poteva essere un evento molto frequentato. Diffama su Facebook, pagherà 6.500 euro, occhio a quel che si scrive in rete, donna condannata a risarcire un'agenzia immobiliare, aveva scritto inaffidabile e poco seri, buttano dentro cani e porci. E poi a Orvieto sconta gli evasori che si mettono in regola, via la procedura di recupero con ravvedimento operoso delle imposte non versate tra il 2015 e il 2019, si può saldare quanto dovuto beneficiando della riduzione delle sanzioni. A Castelgiorgio intanto si dimette il vice sindaco, in giunta una donna assessore, mentre da Narni, portinerie uscire, affidarsi all'ASIT, tutti per Narni, punta sulla municipalizzata per i due servizi. Lasciamo il Corriere con i comprensori, andiamo a vedere il Messaggero, ripartendo da Perugia, movida selvaggia in barba a tutte le regole e divieti. Dobbiamo dire che non è un problema solo di Perugia, ma forse Perugia ha qualche numero in più. Baldoria fino a tardi tra via Baldeschi e via Rocchi, si controlli qualche locale, dicono i cittadini. Piazza 4 Novembre, arriva anche la polizia e identifica decine di giovani ubriachi e per fortuna bisognerebbe stare in casa. Affitti, cedolare al 10%, ecco dove si applica dopo il decreto mille proroghe, tanti comuni che ne sono coinvolti, Perugia, Corciano, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Spoleto, Todi e Umbertide. E poi vandali nei parchi, sfregiato l'angolo dei libri a Santa Lucia, sempre da Perugia, anzi da Magione, assalti non stop alle auto fuori dai cimiteri. E poi ecco i primi segnali di degrado, l'effetto del dopo fonti di Veggio, danni e imbrattamenti, a una settimana dalla chiusura il parcheggio antibalordi già preso d'assalto. Siamo a Foligno, ragazzino caduto nel pozzo salvato dall'ex allenatore, la squadra dei vigili del fuoco ha risolto tutto in 5 minuti, ecco chi sono i 7 specialisti che hanno scongiurato una tragedia. E poi via Subasio vuole l'asfalto nuovo, sempre a Foligno, mentre da Spoleto piano regolatore tagliato 1 milione di metri quadrati. Col Messaggero andiamo a Terni, l'ospedale si potenzia, cresce la rianimazione in questo momento delicato, 4 posti in più, lavori per potenziare la rete di assistenza al Santa Maria. Intanto la città è sempre più blindata, si inaspriscono le misure, a Orvieto al Santa Maria della Stella accessi bloccati dopo il caso positivo di un infermiere. Il direttore sanitario Gianmartino dice non venite al pronto soccorso ma contattate il vostro medico, e questo vale non solo per Orvieto ma per tutti. Scuole chiuse, c'è chi prova il dopo scuola ma non si può, perché sarebbe praticamente risibile il fatto che non si va a scuola perché non bisogna radunarsi e poi si fa il dopo scuola. Ci sono asili privati che accolgono i piccoli, ma la polizia locale sostiene giustamente che bisogna stare a casa. E poi il Messaggero, prendiamo appunto la notizia dell'elezione della nuova senatrice umbra, Alessandrini vola in Parlamento nella pagina di Terni, perché era soprattutto la provincia di Terni interessata al voto di ieri, 60 comuni in gran parte nel Ternano, ma c'erano anche comuni umbri come Foligno, come la stessa Nocera Umbra. Elezioni suppletive, la candidata di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia riconquista il seggio che era stato della Tesei, affluenza al 14%, nei seggi Guanti a Mochina, la candidata del centro-sinistra regge a Terni e Spoleto. E intanto da Palazzo Spada nomina all'Atere, incarico in comune, Uniti per Terni attacca la maggioranza, mentre addio a Orvieto a Gianni Marchesini, era il fratello di Anna, indimenticata attrice del trio con Solenghi e Lopez, autore brillante, uomo di cultura, pochi giorni fa aveva sposato in ospedale la sua compagna. E sempre da Orvieto spuntano 2 reliquie per liberare Orvieto dall'epidemia, questo ovviamente riferito al
Al presente vietate tutte le messe e le cerimonie, ma in cattedrale sarà possibile tutti i venerdì pregare per la città. Questo per il messaggero. Noi prima di chiudere andiamo a vedere a questo punto le pagine dei comprensori della nazione, in particolare da Perugia, affitti cedolare secca al 10%, confermata nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, più alcuni comuni di quelli che vi abbiamo citato. Assisi, accesso agli uffici comunali solo su appuntamento, dispone il sindaco. E poi a Città di Castello torneo di burraco benefico, ricavato devoluto alla Caritas, iniziativa del Lions. Andiamo a vedere con il messaggero, con la nazione anche da Terni, equa ripartizione delle risorse, torna alla questione territoriale, il comune chiama la regione, mentre anche la nazione saluta Gianni Marchesini, fratello di Anna, uomo poliedrico brillante, dall'ironia sagace. E poi De Luca, il capogruppo 5 Stelle in Regione, Spoleto Nord, c'ha fondi e cantieri da sbloccare subito. A Foligno tornano i truffatori anziani nel mirino e a Orvieto incendio l'annesso agricolo, intervengono i vigili del fuoco. Questo per quanto riguarda i comprensori. Colmiamo la lacuna di prima, visto che adesso il messaggero risponde alle nostre indicazioni. La prima pagina del quotidiano romano nel dorso umbro, coronavirus, militari sulle strade verso le Marche, il titolo principale, poi la vittoria sul virus, in 70 fuori pericolo, escono dall'isolamento, mentre Senato per il seggio della Tesei, la conferma del centrodestra. E poi dallo sport, i numeri del Perugia, la rimonta non funziona quasi mai, a Ternana squadra lo sbando, nuovo capo d'Avellino e Bandecchi è furioso, Serie D, Foligno, il finale di stagione è un pericoloso tour de force, vedremo tra poco i titoli. E poi un accenno al meteo, qualche nuvola e temperature in calo, staremo a vedere anche questo tra poco con l'aiuto delle slide, ma noi andiamo a vedere per chiudere questa prima parte di rassegna, poi ci aspetta la pagina sportiva che è meno densa del solito rispetto agli altri lunedì perché praticamente non si è giocato. Abbiamo una sola pagina di cultura, anche questo la dice lunga sul fatto che praticamente l'attività culturale nel nostro paese si sia fermata, musei, biblioteche, rassegne, appuntamenti, manifestazioni, tutto fermo. E allora sul Corriere troviamo solo l'enogastronomia, premiate le eccellenze olearie, Batta, il primo DOP dell'Umbria, si è svolta a Perugia la cerimonia dell'oro verde promossa dalla Camera di Commercio. E poi da appunto la sfida vedeva in concorso 32 produttori, 22 DOP e 10 extravergine. Qui il presidente Mencaroni che ha appunto premiato i migliori. Questo è l'unico spunto della nostra pagina della cultura prima di salutarci, ma qualche minuto di pubblicità, poi torniamo insieme con lo sport.